ascoltatori di Sei in Abruzzo che ci seguono su TV6, ma anche sul canale satellitare Sky 910 e su TVQ nelle varie possibilità di ascolto e di visione di questa trasmissione, veicolata anche sul nostro sito www.tv6.it e anche da un po' di tempo a questa parte sulla piattaforma YouTube. Quindi salutiamo tutti questi telespettatori sempre più numerosi per il nostro settimanale punto della situazione sui temi di politica, economia, attualità in Abruzzo e non soltanto in Abruzzo, come nel caso della trasmissione di questa settimana che torna ad occuparsi di economia ma di una, da una prospettiva un po' più nazionale, perché insomma siamo in pieno dibattito politico sulla manovra correttiva dei conti dell'Italia, manovra che è stata pubblicata per quel che riguarda il decreto già sulla Gazzetta Ufficiale un paio di giorni fa e che dalla prossima settimana inizierà il suo cammino parlamentare proprio dal Senato. E da Palazzo Madama ci hanno raggiunto nei nostri studi due senatori abruzzesi che saranno un po' a confronto sui temi al centro della manovra, manovra da 24,9 miliardi di euro in due anni. Saluto e ringrazio Giovanni Legnini, buonasera Legnini. Buonasera. Parlamentare del Partito Democratico che in più occasioni, credo anche in questa, ha avuto molto a che fare con la Commissione Bilancio, con i temi legati appunto alle manovre finanziarie, alle leggi finanziarie in generale da più postazioni. Paolo Tancredi, buonasera Tancredi, buonasera. Bentornato, prima legislatura per lui, però già dentro, già dallo scorso anno ai temi dei conti appunto che investono lo Stato in questa fase particolare in cui peraltro insomma si è arrivati ad una manovra tra virgolette imprevista perché non era cadenzata nei tempi insomma del quadro della legge finanziaria così come rinnovato proprio in questa legislatura sul ministro Tremonti. Eravamo abituati a parlare di conti a fine anno fino allo scorso anno, poi si è passati a luglio con una programmazione pluriennale, si è arrivati ad una manovra improvvisa, tra virgolette, non programmata proprio a causa della situazione della Grecia e della congiuntura internazionale. Penso che le forze politiche, con questo inizio la riflessione con Legnini, fossero un po' tutti d'accordo sulla necessità di una manovra in questa fase. Ovviamente dall'opposizione c'è stata critica, forte contestazione alle scelte di merito che sono state operate. Sull'entità probabilmente dovrebbe essere più o meno questa, insomma intorno ai 25 miliardi di euro in due anni, ma le scelte a vostro avviso sono completamente sbagliate, sia dal punto di vista della mancanza di equità su chi dovrà pagare i costi di questa manovra correttiva e soprattutto per la mancanza di un profilo riformista generale che dovrebbe ispirare l'azione dell'Italia nel fronteggiare questa grave situazione di crisi che riguarda non soltanto il nostro paese. Legnini, quali sono i profili e se è d'accordo, voglio dire, anche sull'entità della cifra di cui si tratta? Ma la sua domanda aiuta a capire ciò che non è controverso in questa operazione e ciò che invece è controverso. Non è in discussione che vi fosse la necessità di questa manovra, non è in discussione la entità della manovra stessa. È assolutamente vero che gli organismi comunitari hanno chiesto agli Stati membri di mettere in sicurezza i conti e di arginare il livello della spesa pubblica per evitare ulteriori rischi a seguito della crisi finanziaria che si è riacutizzata per effetto delle vicende della Grecia e quindi ciò che ci contrappone nel confronto politico, nel confronto parlamentare non è questo, semmai è il fatto che si arriva in modo improvviso a questo tipo di operazione che è molto dolorosa. Secondo il governo, in virtù dei fatti più recenti che riguardano appunto l'accentuazione della crisi finanziaria in Europa e non solo in Europa, secondo noi invece per un'altra ragione ulteriore, cioè
il fatto che la politica di bilancio, la politica economica e finanziaria del governo in questi 2 anni non è affatto vero, come abbiamo sentito dire in questi mesi, da 2 anni, che era a posto, era in ordine, che i conti del nostro paese erano in ordine, che quante volte abbiamo ascoltato il Ministro dell'Economia e altri esponenti di primissimo piano del governo e della maggioranza dire che era tutto a posto, che il governo italiano era stato il più bravo, che noi stavamo messi meglio degli altri e così via. Questa cosa non è vera, non è vera perché appunto l'indicazione dell'Unione Europea costituisce l'occasione per poter fare questa manovra di aggiustamento, o meglio, la sollecitazione sovraordinata per poter fare questa manovra di aggiustamento, ma la ragione per la quale c'è bisogno dell'aggiustamento è che i conti non erano a posto, altrimenti non ci sarebbe stata questa necessità. Eppure siamo in presenza di una politica di bilancio che già è stata restrittiva, è vero questo, e che non ha fornito al nostro Paese nessuna risorsa per alimentare la politica di crescita in funzione anticrisi, che pure veniva chiesta da più parti nel corso di questi mesi. Questo è il primo punto, diciamo, di polemica, cioè il governo, fino a ieri il Ministro dell'Economia, non dice la verità sui conti dello Stato. Ecco, poi entreremo sia sul discorso dell'equità sia sul profilo riformista. E poi c'è questo, il merito, ma sul merito allora, ne parliamo. Sentiamo dopo. Su questo. Allora, abbiamo ballato sul Titanic troppo disinvoltamente, senatore Tancredi. Sì, un paragone calzante per l'Italia degli ultimi 30 anni, nella politica italiana degli ultimi 30 anni, non certo per questo piccolo scorcio di legislatura. Noi abbiamo una criticità forte, che è quella del debito pubblico, che nel rapporto con il nostro prodotto interno lordo è il più alto in Europa, ed è una criticità forte sulla quale è stata impostata anche la politica di questi 2 anni, anche la campagna elettorale, voglio ricordare, del Popolo della Libertà, perché già nella campagna elettorale 2008 il presidente Berlusconi disse che la riduzione delle imposte, che è sempre al centro del nostro programma, sarebbe probabilmente stata posticipata a causa dell'indebitamento. Quello che dice il senatore Legnini è nella prima parte scontato e credo che sia stato ormai unanimemente riconosciuto. Non si può contestare la necessità e l'entità della manovra, non fosse altro perché stanno facendo una simile manovra a tutti i paesi europei, anche quelli tradizionalmente più solidi dal punto di vista dei bilanci pubblici, come la Germania o la Francia. Ma per quanto riguarda invece la presunta scorrettezza sul comportamento, sui conti pubblici e le bugie presunte che avrebbe in questi anni detto il Ministro dell'Economia, su questo insomma abbiamo una visione completamente differente, e noi crediamo che quello che il governo dice, suffragato da alcuni dati incontrovertibili, in questi 2 anni di forte crisi dell'economia mondiale, in cui tutta l'area euro, perché è a quella che noi ci dobbiamo paragonare, ha avuto un rapporto deficit-PIL molto superiore al 5%, con punte elevatissime per arrivare alla Grecia, che ha un rapporto deficit-PIL sopra il 15%, il dato italiano è il dato meno peggiore, diciamo, non posso dire migliore, ma meno peggiore. Da questo punto di vista noi siamo sotto il 5% come rapporto deficit-PIL. Da questo punto di vista le nostre performance non si può negare che siano state migliori del quadro dell'area euro. È chiaro che noi abbiamo criticità strutturali superiori ad altri paesi di area euro, e la prima e la più evidente è il debito accumulato, e quindi gli interessi sul debito che dobbiamo pagare, e io aggiungerei anche
una dinamica un po', come dire, asfittica sul prodotto interno lordo. Ma su questi 2 anni di crisi, questa è la cosa più preoccupante. Probabilmente Legnini si riferiva più alla, a Berlusconi, insomma, che a Tremonti nella diagnosi. Ma io condivido, ho condiviso tutto quello che ha fatto il presidente Berlusconi, anche in termini di, come di dire, messaggi ottimistici, perché sono messaggi ottimistici. Noi, se non avessimo avuto l'ottimismo, e se non avessimo l'ottimismo di una buona parte della nostra classe imprenditoriale, oggi probabilmente quegli aumenti di produzione che oggi vediamo abbastanza importanti, l'aumento dell'export, una certa vitalità che ritorna a esserci nel nostro sistema di imprese, non ci sarebbe. Io mi domando che cosa sarebbe stato in questi anni se avessimo avuto un Presidente del Consiglio che andava a fare anatemi e scongiuri, oppure il pessimista in televisione, rispetto alla situazione economica. Non ci siamo mai tappati gli occhi, i dati li abbiamo sempre riportati, erano evidenti a tutti. È chiaro che il Presidente del Consiglio ha svolto il suo ruolo di infondere ottimismo a tutte le classi, soprattutto le classi produttive, per incentivare quello che era quelli che erano gli investimenti e disincentivare il disinvestimento, perché sarebbe stato un guaio ancora. La sfiducia peggiora le situazioni di crisi, quindi il messaggio del Presidente del Consiglio era un messaggio all'ottimismo, che io credo che ci debba essere ancora, perché nella situazione grave che abbiamo. Quindi su questo, però, credo. Legnini, che... cosa porta a casa in 2 anni di politica economica Berlusconi? Cosa porta a casa Tremonti? Qual è la fotografia del paese, secondo te? Ma appunto, per riprendere il ragionamento che faceva il collega Tancredi adesso, noi non abbiamo mai chiesto né a Berlusconi, né a Tremonti, né ad altri, di andare in televisione e di fare i pessimisti piuttosto che fare gli ottimisti. Non credo che il tema possa essere affrontato in questo modo. Noi abbiamo chiesto al governo di essere realista, certo, di dire la verità, perché quando il capo del governo per mesi, mesi e mesi, per un anno, dice che la crisi non c'è, dopodiché dice che la crisi si sta superando, dopodiché dice che la crisi è superata e dopodiché arriva una mazzata di questo tipo, è evidente che non ha detto la verità. Questo è il punto. E dire la verità non è solo un dovere nei confronti dei cittadini italiani, ma costituisce il presupposto per vedere che cosa si deve fare. In tutti i paesi europei, a proposito dell'area euro, i governi hanno chiesto il concorso delle parti sociali e anche delle opposizioni per fare uno sforzo eccezionale, perché è vero che il debito non è, diciamo, responsabilità di questo governo, anche se ricordo a me stesso e ricordo a chi ci ascolta che negli ultimi 10 anni il centrodestra Berlusconi ha governato per quasi 8. E quindi, insomma, se è aumentato il debito, 7 decimi spetta a loro e 3 decimi spetta a noi. Ed è anche vero che negli anni in cui ha governato il centrosinistra la politica di risanamento non ha avuto sosta, c'è stata sempre, sono i dati che lo dimostrano, negli anni in cui abbiamo governato noi una riduzione del debito e del deficit. Sempre negli anni in cui hanno governato loro un aumento del debito e del deficit. Si può dire che noi abbiamo governato in fase congiunturale più positiva, vero. Quindi per concludere questo concetto, non è un problema di ottimismo. E il problema è che nel mentre appunto si diceva agli italiani che andava tutto bene e che noi eravamo i più bravi, milioni di lavoratori perdevano il posto di lavoro o non lo trovavano, questo dato impressionante di 2 giovani su 3 che non riescono a trovare lavoro corrode il futuro del nostro paese, e il sistema delle imprese non ce la faceva e non ce la fa oggi, nonostante la buona volontà, gli sforzi. Ma in altri paesi, così poi su questo sentiamo Tancredi, a suo avviso hanno avviato un processo riformista nel risanamento, hanno avviato delle misure che possono avere un'incidenza, un impatto sul futuro? La chiave anche l'Italia, bene o male, si trova
sostenere una situazione congiunturale imprevista. La chiave per comprendere la differenza tra noi e loro è esattamente quello che lei diceva adesso, cioè il governo, non sono io a dirlo, non siamo noi a dirlo, è stato il governo a dirlo, anche a scriverlo. In periodi di crisi non si fanno riforme, non c'è da discutere, diciamo, perché dobbiamo spegnere il fuoco, dobbiamo evitare che la casa bruci. Noi abbiamo invece sostenuto che è proprio nel periodo di crisi che bisognava imprimere l'acceleratore su un impianto riformista, di riforme, di innovazione, di liberalizzazione, di svecchiamento, diciamo, degli apparati burocratici da un lato e sia delle politiche corporative che abbiamo tentato di intaccare nei due anni del nostro governo, cioè fare le riforme strutturali sia sul fronte del contenimento della spesa, perché, come ha detto il nostro segretario nazionale per Luigi Bersani, prendere i capitoli dello Stato e dire meno 10%, siamo capaci tutti più o meno, dire invece qual è la spesa improduttiva che bisogna eliminare o ridurre e qual è quella che invece non solo bisogna mantenere ma se possibile accrescere, è un'operazione che implica un approccio riformista, un approccio appunto di valutazione in profondità della composizione della spesa pubblica, sia sul fronte della liberalizzazione del nostro paese, che si sono fermate, anzi c'è stato un arretramento su questo fronte politico. Ne diciamo un'altra, Tancredi, la riforma delle pensioni, oggi se ne parla su tutti i giornali, soprattutto per quel che riguarda l'età pensionabile femminile, poteva essere questa un'occasione oppure anche questo è un argomento così spinoso? La riforma delle pensioni è stata fatta, poi riformata in peggio dal centrosinistra stesso, perché noi sul fronte forse delle pensioni in questo momento soffriamo meno. Certo abbiamo delle incongruenze rispetto agli altri paesi europei e di queste ore il richiamo rispetto all'impiego femminile nel settore pubblico. Certo quella è un'altra settore che va, però sulla riforma delle pensioni una riforma c'è, che è stata fatta dal governo Prodi tra l'altro, e su quella noi dobbiamo lavorare e eventualmente limarla. Non credo che sia l'emergenza principale, salvo appunto rimettere appunto alcune incongruenze anche rispetto agli altri paesi europei. Io non voglio stare a discutere e dividermi sul passato, sugli anni in cui abbiamo governato noi e gli anni in cui hanno governato loro, perché credo che poi questo alla gente interessi veramente poco. Insomma, noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare per il futuro, perché gli impegni sono tanti, le emergenze e le riforme strutturali, come diceva il senatore Legnini. Certo è che noi abbiamo governato in periodi, noi la legislatura piena che abbiamo fatto dal 2001 al 2006 è stata condizionata pesantemente dall'11 settembre 2001, cioè poco dopo che noi siamo andati al governo c'è stato un evento che ha sconvolto l'economia mondiale, quindi logicamente, e adesso nel 2008, appena siamo andati al governo, è esplosa in tutta la sua portata questa crisi economica che ha coinvolto tutti i paesi del mondo industrializzato. Io ritengo che noi abbiamo anche affrontato con grande responsabilità, certo con tante difficoltà, il problema di alcune riforme strutturali. Per noi, per esempio, il federalismo fiscale, i suoi decreti attuativi che stanno andando avanti proprio in questi giorni, sono una delle riforme strutturali importanti che rovesciano completamente la logica di gestione dei conti pubblici e della finanza dello Stato, e che secondo noi a regime possono portare importanti risparmi. Ma voglio dire che all'inizio della legislatura abbiamo abolito l'ICI sulla prima casa, abbiamo portato avanti anche riforme, stiamo portando avanti una riforma importante sulla pubblica amministrazione, che secondo me è il vero problema enorme anche dell'Italia, sulla produttività anche della pubblica amministrazione, che va affrontato. Certo, le riforme strutturali non si possono fare nel giro di poche settimane, e non si può pensare che gli effetti producano benefici nel giro di pochi mesi.
Quindi su questo è chiaro che il Parlamento, il Governo devono continuamente impegnarsi, ma insomma noi abbiamo non solo in agenda ma in corso una riforma di tutti i settori della giustizia, ripeto, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della scuola e dell'università. Io credo che quello che abbiamo impostato è un lavoro molto molto forte e importante. Logicamente questa manovra viene all'esito di accadimenti molto molto improvvisi e gravi che hanno coinvolto appunto tutta l'Europa. E, logicamente era necessaria una risposta tempestiva, e da qui i tagli cosiddetti, diciamo, lineari, cioè i tagli che ci sono stati, riduzioni di spesa del 10% sulle spese dei ministeri, che comunque insomma dovranno fare uno sforzo di efficienza. Io non vedo tragica, è chiaro che si creeranno degli scompensi, è chiaro che avremo modo anche in questo iter parlamentare di andare a magari il famoso maxi emendamento, che poi alla fine, ma certo, insomma, io ritengo che nel corso il dibattito parlamentare produrrà degli esiti, andrà a modificare questa manovra, non credo a sconvolgerla e comunque non a modificare di un euro poi quelli che sono i saldi, cioè i 25 miliardi a cui faceva riferimento lei prima, non possono essere diminuiti. Anzi, ma per qualcuno sono addirittura pochi. Poi, per qualcuno sono addirittura ad altri paesi, rispetto ad altri paesi. Se vediamo quello. D'accordo anche. Beh, noi però. Certo che sì, adesso certo. Facciamo un ragionamento. Noi abbiamo oggi siamo al 4,8 di deficit previsto sul 2011. Questa manovra corregge 2011-2012 1,8 punti di PIL sostanzialmente, ci porta al 2012, alle attuali previsioni, a rientrare addirittura nei parametri di Maastricht, cioè al 3% di deficit PIL. È chiaro, e questa osservazione l'ha fatta l'opposizione in maniera opportuna, l'ha fatta anche il Fondo Monetario Internazionale, non la possiamo trascurare, è logico che noi ci dobbiamo interrogare anche sugli effetti della manovra, sul prodotto interno lordo e sull'economia. Certo. Questa valutazione è logico che in questo momento manca e nei prossimi giorni, tra l'altro è stata oggetto di una specifica richiesta dell'opposizione al governo, c'è cioè un'analisi sugli effetti della manovra sul PIL, perché noi ragioniamo a previsioni di PIL invariate, cioè, quindi dobbiamo pensare a quello che succederà per il prodotto interno lordo. Però il senso della manovra è quello di portarci nel 2012 al 3% di rapporto deficit PIL, che voglio ricordare il parametro di Maastricht, cioè oggi sembra un traguardo irraggiungibile per molti paesi. E quello che c'era era l'obiettivo che c'era pre-crisi economica. Il tema è soprattutto il come. No, questo per rispondere alla domanda se sono sufficienti o no i 25 miliardi di euro. È chiaro che per il debito pubblico che abbiamo si potrebbe dire che potremmo fare di più. Noi ci siamo dati un punto fermo, e finisco qui per adesso, che è quello della non aumentare le tasse e non creare nuove imposte. È su questo poi insomma. Vabbè, su questo sì. Insomma, si può discutere. Però mi pare che ci sia stata chiarezza anche nei confronti dei nostri telespettatori, certo, circa il realismo insomma su quella che è la situazione. Però appunto sulle risposte ovviamente c'è divergenza, perché lei ha fatto riferimento al federalismo per esempio come processo secondo noi è la grande riforma della. Oh, ma quanto costa? Quali sono i costi del federalismo? E poi soprattutto anche in questa manovra il ruolo delle regioni, degli enti locali che sono stati i primi a esprimere un giudizio negativo, nonostante ora la conferenza, c'è ancora Vasco Errani come presidente, però insomma abbia cambiato dopo le regionali anche un po' i propri equilibri. Legnini, il rapporto tra Stato, regioni, enti locali, anche alla luce della prospettiva del federalismo, qual sarà l'impatto di questa? Ma guardi, il Presidente del Consiglio qualche giorno fa, quando è andato all'Assemblea degli Industriali, alla richiesta della Presidente degli Industriali è venuto il tempo delle riforme strutturali, ha risposto grosso modo come ha risposto Tancredi poco fa, cioè le abbiamo fatte le riforme strutturali, non a caso, diciamo. citando più o meno le stesse cose che citava adesso il collega Tancredi. Ora, se
questo governo sostiene che ha fatto le riforme strutturali, vuol dire che noi non abbiamo, noi gli industriali, le organizzazioni sindacali, cioè tutto il Fondo Monetario Internazionale, l'Unione Europea, cioè tutti gli osservatori, diciamo, delle vicende economiche del nostro paese, non abbiamo capito niente. Federalismo fiscale, non abbiamo capito niente perché invece le riforme strutturali non sono state fatte nel nostro paese, non ci sono, le avevamo iniziato noi con le famose pacchette lenzuolate di liberalizzazione parzialmente realizzate, certo, e poi fermate anche dalla debolezza, non ho nessuna difficoltà a dire, della coalizione che sosteneva il governo Prodi, e poi totalmente sepolte, diciamo, da questo governo. Uno dei paradossi della politica italiana è che il centro-sinistra è più liberale del centrodestra sotto il profilo appunto delle liberalizzazioni del nostro paese. Federalismo fiscale, io ricordo al collega Tancredi, ricordo ai telespettatori che la riforma federalista sotto l'aspetto dei principi costituzionali l'ha fatta il centro-sinistra. Oggi, certo, l'iniziativa del governo su questa materia si innesta sulla riforma del titolo quinto votata a maggioranza nel 2001. Secondo, come il collega Tancredi sa bene, sulla legge delega, cioè sui principi federalisti. Tutti tranne l'UDC hanno votato a favore. Abbiamo votato a favore. Il collega Tancredi, come me, sa che nelle commissioni che si sono occupate di questa materia, le tre commissioni, bilancio di cui facciamo parte noi, finanze e affari costituzionali, l'apporto di proposte, di idee, di emendamenti dell'opposizione, in particolare del nostro gruppo, è stato un apporto larghissimo. Si è fatta lì veramente una riforma, certo, a come si dice, bipartisan e così via. Io ricordo personalmente presentai 11 emendamenti, incontrai il ministro Calderolo lungo la cosa e mi disse: te ne accolgo 9. Dice, grazie, perché insomma, è sempre una, perché le ritenevo giusto, per dire, come altri colleghi che ci hanno lavorato più di me hanno collaborato, così come ovviamente la maggioranza ha avuto parte importantissima in questa riforma. Il e allora problema, i governatori dovrebbero essere entusiasti, compreso no, Chiodi, dovrebbero essere entusiasti. Ma niente affatto, perché se ci fermiamo ai principi, cioè volete che i sindaci, che i governatori delle regioni siano responsabili della spesa, si muovano dentro uno spazio di autonomia tributaria, volete che i territori più forti, ci sia un fondo perequativo a favore dei territori più deboli, eccetera, 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 cioè un elenco di principi? Sì, la risposta è sì, saremo d'accordo tutti quasi all'unanimità. Il problema è quello che diceva lei, i conti. Io ricordo perfettamente che noi chiedemmo al ministro Tremonti di tirare fuori i conti del federalismo, i costi del federalismo, cioè se il governo pensa che possiamo trattenere, che può trattenere più soldi al nord, non scontentare il sud, e insomma alla fine tutti sono contenti, non esiste questa cosa, non ridà, dal punto di vista matematico non ridà. Ma non è così. Il processo federalista è un processo serio, doloroso, che dura anni, che presuppone una rivoluzione copernicana del modo di agire, della pubblica amministrazione, quindi portare a bando. Abbiamo fatto la riforma federalista, ma non è stata ancora fatta, si deve fare la riforma federalista. Io lo dico qui per la prima volta pubblicamente, non ho difficoltà a dirlo perché lo voglio dire quando mi capita. Io all'interno del mio gruppo ho detto: noi non solo non dobbiamo avere un atteggiamento di freno sulla riforma federalista, noi dobbiamo avere una funzione di stimolo, di accelerazione su questa riforma. E perché? Non solo perché quei principi sono giusti, ma perché lì vedremo se la maggioranza tiene. Non sarà possibile continuare a raccontare le storie che sono state raccontate fino a questo momento, cioè dire a Calderolo, alla Lega Nord,
che le loro istanze saranno accontentate al Lombardo, che le loro istanze saranno accontentate. Non sarà possibile. Beh. Bisognerà fare delle scelte e lì il confronto diventerà duro, è vero. E sui tagli che sono contenuti in parte di questa manovra, anzi in metà di questa manovra dal punto di vista finanziario a carico proprio delle regioni e degli enti locali, c'è stata anche un'iniziativa dall'Abruzzo del nostro governatore che nei giorni scorsi ha cercato degli incontri, perché l'Abruzzo, Tancredi, è anche in una situazione particolare rispetto a quella delle altre regioni, senza voler rivendicare insomma situazioni di particolare favore, l'impatto, parole di Chiodi, della manovra sulla nostra economia potrebbe essere davvero preoccupante. Cosa sta avvenendo diciamo anche nelle stanze romane per poter cogliere anche la particolare difficoltà della situazione dell'Abruzzo, anche alla luce degli sforzi sul risanamento che sono stati fatti? Beh, guardi, l'Abruzzo sta lavorando con, ritengo, successi parziali, perché se no successi parziali sul risanamento della spesa sanitaria, ritengo che su questo non si possa negare, con grande senso di responsabilità e di sacrificio. Rispondo a Legnini sul fatto che qualcuno avrà pensato o possa aver detto che il federalismo fiscale porterà più soldi al nord senza toglierli al sud, questo nessuno lo pensa. Tra l'altro anche senza federalismo fiscale, ormai le regioni del sud sono... No, non lo pensa una stessa persona, sono più persone che pensano il totale del pensiero di queste persone, cioè, che non ridà. Il saldo che fai. Esatto, capito? È chiaro che tu non lo pensi, io non lo penso, Calderone pensa che va più al nord e meno al sud, Lombardo pensa che va più al sud e meno al nord, ma è il totale che non ridà. No, ma allora, le regioni del sud sono... non a caso sottoposte tutte a piano di rientro per quanto riguarda i conti della sanità. E piano di rientro significa non, come qualcuno ogni tanto erroneamente pensa, quella di rientrare dal debito, ma è quella di sanare i deficit annuali, quindi ridurre le spese della gestione del sistema sanitario regionale. Su questo l'Abruzzo, come altre regioni, anzi l'Abruzzo credo si sia caratterizzata in questi mesi per essere la più virtuosa in una situazione che era tra le più gravi, la più virtuosa come atteggiamento delle regioni sia del sud che del nord per l'adesione ai piani di rientro. Da questo punto di vista noi abbiamo il grave problema del sisma e della ricostruzione, su cui pure sui flussi di cassa ci sono alcune criticità, perché è stato speso molto in maniera direi efficace, ma molto con la gestione delle emergenze. Oggi però il commissario Chiodi si trova ad ereditare una situazione in cui deve pagare i conti dell'emergenza e deve nello stesso tempo partire con il discorso della ricostruzione, problema. Voglio spezzare ancora una volta una lancia a suo favore. Devo dire, a mio giudizio, molto più complesso dell'emergenza, perché il problema di ricostruzione ha una complessità di gestione molto più elevata di quella che è stata l'emergenza, dove fatte alcune scelte strategiche, poi si è andati avanti con modo realizzativo molto efficiente. Ecco, ma quali sono le preoccupazioni proprio finanziarie rispetto a questo, alla luce dell'incidenza della manovra? Perché insomma noi contavamo su FAS, Masterplan e altre. Sì, ma sul FAS questi trasferimenti sono a rischio. Sul FAS no, al punto di vista della competenza no, sul FAS c'è un problema di cassa, cioè sul 2010 noi abbiamo problemi sulla cassa che è stata esaurita da alcune coperture, anche tra l'altro quella del terremoto e dell'emergenza del terremoto, ma ancora prima l'ICI e poi successivamente la cassa integrazione in deroga che per l'Abruzzo e per altre regioni nel momento della crisi, e quindi in questo momento sul 2010 c'è una difficoltà a avere cassa sulle coperture del FAS. Questo va a compromettere sia gli investimenti nello sviluppo della regione Abruzzo, ma di tutte le regioni interessate al fondo delle aree sottoutilizzate, sia gli investimenti sulla ricostruzione e sulla gestione dell'emergenza del terremoto.
Sono problemi, anche se noi, ripeto, siamo stati virtuosi sul piano di risanamento, quindi non è stata messa in dubbio la nostra quota di FAS, però per quanto riguarda invece i tagli sui fondi ordinari regionali, su quelli, insomma, adesso andremo a vedere meglio, in questo momento se ne sta occupando sia la conferenza Stato-Regioni, se ne occuperà il Parlamento in questi mesi. È chiaro che le regioni hanno subito un taglio che è simile a quello che ha subito tutta la pubblica amministrazione in generale, perché anche i comuni e le province sono state oggetto di questo taglio. Io volevo però ritornare su un paio di cose che ha detto Legnini, e tutto sommato le cose che ha detto Legnini a me mi fanno essere ottimista, perché insomma mi sembra che ci sia un lieve spiraglio verso una mediazione e una concretezza possibile anche in Parlamento, sempre nel rimanere nelle reciproche posizioni, ma si può uscire da questa contrapposizione sterile che poi si gioca molto sulle battute, sulle agenzie mattutine che poi il giorno dopo hanno poca concretezza e poco sviluppo, ma insomma ci si può occupare anche un po' concretamente dei problemi seri del Paese. Questo tra l'altro è l'appello anche del Presidente della Repubblica. Io voglio dire, sono d'accordo, e io l'ho condivisa tra l'altro, anche se allora no, il mio partito allora non la votò, che la riforma del titolo quinto della Costituzione sia stato un passaggio importante, con alcune giustamente discrepanze, e l'ha approvata il centrosinistra. Mi rammarico del fatto che nella legislatura successiva noi portammo avanti quella riforma su alcune parti che era uno squarquasso della Costituzione. Non è vero, bocciata dai cittadini. Bocciata dai cittadini, perché insomma fu presentata anche noi, colpa nostra, però io insomma quella riforma la difendo ancora e mi sento di difenderla, il mio parere è questo, al di là di questo. E sul discorso della riforma federalista, ma non mi sarei mai sognato di dire che è conclusa, però noi l'abbiamo iniziata, il passaggio parlamentare, condiviso tra l'altro dal PD e dall'Italia dei Valori, è stato un passaggio forte e importante che dà forza anche al percorso successivo. Abbiamo iniziato con l'approvazione del primo decreto attuativo, che è quello sul federalismo demaniale, che certo è un primo piccolo passaggio ma comunque significativo. È chiaro che il nodo e la parte centrale sta sui costi standard, perché quelli riguardano soprattutto le risorse, sulla parte perequativa e sui criteri perequativi. È logico che è lì che ci andiamo e ci dovremo andare a confrontare, ma io penso che se lo facciamo con uno spirito positivo e collaborativo riusciremo anche a uscire da questi nodi, e secondo me a regime quella dell'applicazione finale del federalismo fiscale sarà un grosso passo verso una maggiore efficienza della spesa pubblica. Allora Legnini, entriamo un po' nelle tasche degli abruzzesi rispetto a alcuni temi specifici che abbiamo così già trattato anche con Tancredi. C'è anche questa storia dell'asse attrezzato con i caselli possibili vedremo come andrà a finire, però insomma i fondi FAS, voi avevate già in passato denunciato prima della manovra il fatto che la programmazione dell'Abruzzo fosse stata censurata dallo stesso Tremonti perché inadeguata, ci è sarebbe tutta questa partita del master plan dei soldi residui rispetto all'emergenza che non si sa che fine faranno. Insomma, fa bene Chiodi a essere preoccupato in queste sue visite costanti a Roma per avere insomma anche un'attenzione particolare rispetto alla questione del sisma, che non è secondaria ovviamente per il futuro della nostra regione. Questa manovra come incide nel concreto? Ci faccio qualche esempio. Ma guardi, io qualche giorno fa ho lanciato un allarme pubblico sull'impatto della manovra sulla nostra regione, che sarà un impatto micidiale. Se il Presidente Chiodi si preoccupa è poco, nel senso che dovrebbe alzare la voce nei confronti del Governo nazionale, perché noi non siamo in presenza di una manovra finanziaria che impatta su una regione che stava in equilibrio, noi siamo in presenza di una manovra che è durissima. Non è vero quello che dice il collega Tancredi da un punto di vista matematico, non è vero, cioè che le regioni concorreranno al risanamento al pari delle altre pubbliche amministrazioni, perché come hanno detto, come ha detto la conferenza delle regioni,
a fronte di un 15% della spesa delle regioni sul totale della spesa pubblica complessiva, questa manovra chiede alle regioni il 35%, quindi insomma oltre il doppio. Ma dicevo, noi gli effetti di questa manovra di riduzione netta sul bilancio della regione stessa, che sarà calcolata nei modi e nelle forme previste dal decreto, e di altri aspetti che adesso dico rapidamente, saranno effetti devastanti. Saranno devastanti perché appunto noi avevamo già, come è noto a tutti, un bilancio regionale che è praticamente prosciugato relativamente alla parte della spesa discrezionale, chiamiamola così, gran parte della spesa discrezionale, e siamo in presenza di un percorso di risanamento della spesa sanitaria che è ancora da completare, non certo. È affatto completato, come certo. Il collega Tanghi sa perfettamente. Innanzitutto noi abbiamo detto e ribadiamo, non per attribuirci un merito, ma perché anche qui occorre che i cittadini e gli operatori sappiano come stanno le cose. La Giunta Chiodi sta attuando esattamente il piano di rientro fatto dalla Giunta di centrosinistra precedente, senza cambiare una virgola, punto primo. Sta facendo bene a fare quello che noi avevamo deciso. Secondo, il risultato positivo di quest'anno è drogato, come è noto, al di fuori delle polemiche, da questo dato dei 47 milioni, non so quanti sono, dell'ospedale dell'Aquila. 35 più, vabbè, sì. Comunque, ci sono più 7, diciamo, massimo, sì. Per far comprendere ai telespettatori, l'assicurazione riscossa, l'assicurazione ha pagato l'ospedale a seguito dei danni, il commissario della sanità ha preso quei soldi e l'ha portato a copertura del deficit per competenze. Poi si dice, ma i soldi stanno là, ma questo è un dettaglio. Ma portati di competenza sulla ASL dell'Aquila. Ho non capito, è che la e quindi va a confluire sul conto. E dove li doveva mettere? Li doveva mettere in un capitolo destinato alla ricostruzione dell'ospedale dell'Aquila. Ma no, perché dell'Aquila. Lì c'è il CIPE. Cioè, perché? Quello è un niente affatto. Ma no. Vabbè, guarda. L'articolo 20 va. Guarda Paolo, non la difendere questa scelta, anche perché quei soldi devono essere restituiti all'ospedale dell'Aquila per la ricostruzione, dovranno essere rimessi in qualche modo. Dici, ma ci mettiamo i soldi degli investimenti, ma lasciamo perdere. Il dato è che i conti, se togli quella somma dai conti della sanità, i conti della sanità non sono ancora in equilibrio. Questo è il dato. Ma questo l'ha detto anche Tanghi. E questo è droga, cioè una droga, un'immissione. Però comunque anche al netto di quello c'è un miglioramento. C'è un miglioramento, su questo non ci sono dubbi che c'è un miglioramento. Il percorso, lo abbiamo detto rivendicando anche a merito della politica certo. del passato governo regionale. Quali sono gli altri problemi? Molto seri. La storia del FAS, anche qui occorre dare informazioni corrette. Il FAS, la programmazione che ha fatto peraltro con molta lentezza la giunta regionale sul FAS, ricordo ai telespettatori che il FAS è stato stanziato nel 2007 dal nostro governo a valere su un arco temporale di 7 anni, è stata bocciata dal governo, il che non significa che non avremo i soldi del FAS. Osservate, cioè matita blu, perché la destinazione che il governo regionale vuole dare a queste importanti risorse è una destinazione che non va bene per una parte consistente. Quindi la regione ha dovuto correggere e adesso si vedrà quale sarà l'esame successivo, che è in corso, punto primo. Punto secondo, ci sono i problemi delle coperture che diceva il collega Tancredi, la cassa eccetera, tutto vero. Punto terzo, questa manovra non è ancora chiara, non è scritto, ma a mio modo di vedere è certo, conterrà una riduzione anche del FAS, perché i tagli del 10% sulle missioni cosiddette di tutti i ministeri significa che anche quella missione sarà decurtata del 10%, che non sono bruscolini, sono 80 milioni di euro, una cosa del genere. Cioè tu dici per la parte del FAS? Per la parte del FAS, a mio modo di vedere sarà così. Altro punto che lei richiamava, il famoso master plan. Questa giunta regionale si è vantata di due documenti. Uno, il famoso protocollo infrastrutture, due, il famoso master plan. Il famoso documento infrastrutture, che altro non era che l'elenco delle intenzioni,
buono, buone intenzioni, che peraltro riepilogavano le intenzioni maturate e sedimentate nel tempo, non ha ricevuto neanche un euro di risorse. Il documento Master Plan per lo sviluppo dell'economia non ha ricevuto un euro di risorse e non le riceverà, a mio modo di vedere. Non le riceverà perché quel documento è stato costruito sui fondi del terremoto. I fondi del terremoto hanno i problemi che diceva Tancredi, non io. Cioè, noi l'abbiamo detto con largo anticipo, quando l'abbiamo detto i nostri colleghi parlamentari, compreso Tancredi, che stimo e rispetto, ma che su questo ci fu anche una discussione accesa in più occasioni, certo, tra di noi, tra maggioranza e opposizione, lì ci sono problemi seri. I soldi non sono spendibili, certo che sono stanziati 4 miliardi, 8 miliardi, ma non sono spendibili, non parte. Giovanni, e non parte, adesso è lungo per spiegare qual è la mia opinione, bene, ma lì ci sono problemi molto seri, oltre alle spese dell'emergenza che sono andate oltre. Infine, questa storia delle tasse, noi l'abbiamo detto con molto anticipo, è una storia molto seria, la reazione della maggioranza di centrodestra alla regione e del governo, del presidente e dei nostri colleghi è una reazione che non è proporzionata alla gravità della situazione. Noi l'abbiamo denunciato per tempo, se vogliamo far che i cittadini, i residenti, le imprese, i contribuenti, i professionisti, tutti quelli che devono pagare le tasse del cratere abbiano un trattamento uguale a quello che hanno avuto gli altri terremoti, occorre una risorsa finanziaria enorme, che o la si ottiene con una mobilitazione comune di tutti, dell'intera regione, perché non è un problema di quelli sfortunati, è un problema della regione questo, oppure non ce la faremo e questo problema si trascina da un anno e mezzo senza soluzione. Allora, tutta una serie di questioni poste da Legnini, alcune delle quali già accennate da lei, Tancredi, alle quali si può comunque far fronte proprio nell'iter parlamentare di questa manovra, facendo squadra, facendo lobbying abruzzese nel senso positivo, vale a dire facendo rendere conto anche ai colleghi parlamentari che questa manovra la dovranno votare all'interno dei gruppi, ma ovviamente nel suo caso nel rapporto con la maggioranza, con il governo, che l'Abruzzo vive una situazione, diciamo, di snodo a questo punto, o ne viene fuori adesso oppure rischia di precipitare nel mezzogiorno, a causa anche della situazione determinata dal sisma. Sì, voglio dire, alcuni indicatori in Abruzzo sono positivi. Io adesso, insomma, le cose messe sul tavolo dal collega Legnini sono tante, tra l'altro alcune valutazioni anche condivisibili. È vero che ci dividemmo molto sulla copertura allora di quel fondo e di degli interventi sul sisma, ma è vero che oggi abbiamo un problema di cassa, l'ho detto io per primo, ma è vero anche che 1 miliardo di euro è stato erogato in questo anno. 1 miliardo di euro è stato effettivamente erogato. Poi si può discutere sulle... Io sono, insomma, sempre convinto che... Quindi se ne erano stanziati due ne resterebbe uno per il master plan. Parliamo dei 4 miliardi del fondo per il terremoto. Niente, nel fondo il master plan è una fantasia. Il master plan accede a fondi del CIPE, dell'emergenza, sui residui dei fondi dell'emergenza dovrebbero essere, sì. Anche no, è il fondo da cui derivano i fondi dell'emergenza. In questo momento, non solo per l'Abruzzo, c'è un problema di drenaggio da quel fondo, naturalmente, però insomma, da qui a dire che non c'era assolutamente copertura finanziaria sugli interventi che si facevano, invece le provvidenze sono state stanziate ed erogate notevolmente. C'è un problema, e non mi sono nascosto dietro un dito, di eccessiva e superiore alle previsioni spesa della fase di emergenza, e questa oggi si trova drammaticamente ad affrontare il commissario Chiodi, ma insomma anche su questo probabilmente dovremo discutere. Riguardo al problema delle tasse sulla manovra c'è una disposizione, intanto voglio dire fino al 30 giugno 2010, cioè più o meno per lo stesso periodo, se si va a vedere, per cui sono state esentate dalle tasse nel terremoto del Marche e dell'Umbria,
c'è l'esenzione, c'è stata l'esenzione per tutti i residenti nel cratere. Dipendenti autonomi. Lavoratori dipendenti, imprese e lavoratori autonomi. Oggi, e io sinceramente non lo trovo uno scandalo, adesso potremo discutere, cioè ci dobbiamo confrontare, ma insomma i lavoratori dipendenti dovranno uscire prima da questo sistema, perché è chiaro che la condizione di un lavoratore dipendente che ha preso regolarmente lo stipendio in questi mesi, tant'è che il ministro Tremonti ha spesso fatto osservare al presidente Chiodi che in questi mesi non c'è stato un aumento dei consumi all'Aquila, ma c'è stato un aumento dei risparmi. Cioè, ma d'altronde per un lavoratore dipendente, nessuno contesta la situazione di grandissima difficoltà in cui si sono trovati i cittadini aquilani, ma a cui è stata data l'abitazione e che ha continuato a percepire lo stipendio in tutti questi mesi, non si vede quale sia la necessità di prorogare senza limiti un'esenzione fiscale che insomma è chiaro che lo pone anche in una condizione di privilegio rispetto ad altri. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e le imprese, qui c'è una norma che proroga la misura di esenzione totale, tra l'altro tra l'esenzione c'è anche l'IVA, quindi è abbastanza pesante, per quelle che arrivano a un reddito di 200.000 euro. Si dirà è poco, certamente è poco, noi ci batteremo fortemente perché questo limite venga aumentato, vedremo anche se è possibile prorogare almeno di ancora 6 mesi per i lavoratori dipendenti, però sinceramente ritengo che sia molto più significativa, giusta, sana, ma anche utile la battaglia sui lavoratori autonomi e sulle imprese, per tutto il sistema economico aquilano, non solo per le persone interessate, poi anche per tutto l'Abruzzo, come diceva Legnini. Credo che è chiaro che noi viviamo le difficoltà che in questo momento vive tutto il paese, la regione Abruzzo, con in più il problema del sisma, che è chiaro un problema notevole, un problema che ci impiega risorse. Sul discorso del master plan e dei fondi FAS, prima di tutto la nostra programmazione è stata osservata in alcuni punti di dettaglio che non comprendevano assolutamente tutta la programmazione generale. È logico che in un periodo in cui noi abbiamo dovuto fare un'economia, voi non so se avete visto il bilancio della cultura, dello sviluppo economico della regione, dei trasporti, noi abbiamo tagliato in maniera drammatica insomma alcuni settori, cioè, certo non si può dire che stiamo scialacquando insomma come bilancio regionale, noi praticamente siamo alle strette, quindi è logico che c'è stata tra virgolette la forzatura di inserire nella programmazione del FAS anche spese ordinarie a cui non abbiamo potuto far fronte con i fondi ordinari della regione. In alcuni casi questo ci è stato osservato dal CIPE e dal governo. Siamo in un'interlocuzione, sono sicuro, positiva, tra l'altro sono 3 le regioni a cui fino adesso è stata approvata completamente la programmazione del FAS e io ritengo, spero, anzi sono sicuro che noi saremo la 4ª, quindi non siamo poi in questo drammatico ritardo, purtroppo ahimè, anche perché, ripeto, oggi poi non c'è possibilità di avere erogazioni subito, quindi non è un gravissimo danno questo, ma insomma ritengo che all'appuntamento del FAS ci saremo e che quei fondi con un ritardo rispetto alle previsioni comunque ci saranno. Bene. Posso replicare un attimo le cose che potete diceva, interloquire, prego. Sì. Allora, sul FAS c'è un'ulteriore novità oltre alla decurtazione, cioè che le risorse vengono spostate dallo sviluppo economico del Ministero alla Presidenza del Consiglio. Sì. Che cosa accadrà? Nessuno lo sa. Ma era successo anche l'anno scorso. Comunque, quella era accaduta per una quota del FAS nazionale. Adesso miliardi, l'intero FAS, ivi compreso il FAS regionale, che non ancora viene speso, è stato accentrato nelle mani. Non siete soddisfatti che sia nelle mani di Berlusconi? Ma noi possiamo anche comprendere l'esigenza. Guarda che l'esigenza di coordinamento e di accentramento era proprio dell'atto istitutivo, certo. Non è questo che ci preoccupa. Tra l'altro il ministro dello sviluppo economico in questo momento è Berlusconi. Sto solo dicendo che ci preoccupa il fatto che questo trasferimento di competenza nella programmazione e nell'impegno di queste risorse produrrà ulteriori slittamenti nel tempo, certo. Punto primo. Punto secondo,
il collega Tancredi ha ammesso che una quota di questi fondi sono stati destinati in modo surrettizio più o meno alla spesa corrente, e questo è vietato. E quindi c'è un riconoscimento, diciamo, no, ma palese. Ma io, d'altra parte, leggere il documento. Se tu metti che vuoi finanziare gli eventi, le feste, la cultura, le storie, le cose che sappiamo, è evidente che quella è spesa corrente. Esattamente su questo e su altri punti che c'è stata la matita rosso e blu del Ministero dello Sviluppo Economico. Ho detto spese ordinarie, insomma. Spese ordinarie sono quelle corrente. Vabbè, allora, come tu sai meglio di me. Terzo punto, invece mi preoccupa molto questa posizione del collega Tancredi, che io mi auguro possa essere ripensata, su questa storia delle tasse. Le cose, a mio modo di vedere, non stanno affatto nel modo in cui viene. Innanzitutto la norma molto limitata che è contenuta nel decreto, nella manovra, che si riferisce alla sospensione ulteriore per 6 mesi per i percettori di reddito di impresa di lavoro autonomo fino a 200.000 euro, non si riferisce, come lui diceva, al reddito, ma si riferisce al volume d'affari, che è una cosa molto diversa dal reddito, come lui sa molto meglio di me. Vabbè, al fatturato sostanzialmente. Al fatturato, tu dicevi il reddito. Sì, ho sbagliato. Perché sì, sennò, insomma, avremmo risolto al molti problemi. Al fatturato. Imprese lavoratori autonomi che fatturano annualmente 200.000 euro costituiscono a occhio e croce un 10%? Beh, no. Dei contribuenti? Secondo me pure di meno, vedrai. Dei contribuenti nel loro complesso. Non quindi sono certo i cococò e... Oh, quindi è una micromisura. Questo no. Ma questa valutazione che viene fatta, oltre che, i miei negozi, che viene fatta sui lavoratori dipendenti, sui cassi integrati, sui pensionati, cioè sui percettori di reddito fisso. E naturalmente noi siamo molto favorevoli per la sospensione delle imprese, ci mancherebbe altro, ma riguarda non tutte le imprese, appunto riguarda una parte delle imprese dei professionisti, ci mancherebbe, noi chiediamo su tutto, quindi non è che diciamo lo diamo ai lavoratori dipendenti e lo togliamo alle imprese, no, lo manteniamo, lo ampliamo per le imprese, la sospensione lo diamo ai lavoratori dipendenti. No, chiedo scusa, io vorrei capire. In quella situazione drammatica, per uno che guadagna 1.200 euro al mese e che ha una trattenuta di 100-200 euro, come farà dal 1° luglio a pagare il corrente, a pagare le rate del pregresso? Però io non ho parlato di restituzione. Ma non c'è la restituzione. Lo so, dramma però, vero è la restituzione, sì, però, e a pagare l'intero del sospeso 2009, cioè lì esploderà la guerra civile. Lì esploderà la protesta, caro però, collega Tancredi, no, ed è una protesta giusta, sacrosanta, mettiamoci il rimedio. Però, allora, insomma, questo è un po' il problema aquilano, no? Non è aquilano, no, voglio dire, 55 no, comuni, ma io parlo di dialettica fra di noi, non è che su ogni cosa uno può... io ho detto... ho parlato della sospensione e non ho detto che noi non ci batteremo per ulteriori 6 mesi anche per i lavoratori dipendenti, ci lavoreremo come ci siamo battuti già il 31 dicembre 2009, non ma anche per evitare problemi, tant'è che adesso non si risolve ma come non l'abbiamo risolto fino al 30 giugno ma al 31 il problema giugno. Della restituzione il problema della restituzione è un problema aperto da qui al 31 al 30 giugno lo vedrete ma in Parlamento siete pronti ovviamente a fare fronte comune su questo, ma non c'è dubbio, sicuramente questa latitanza. Vedremo, certo, chiedere tutto. Noi siamo per la sospensione di tutti, di allora, tutte le imposte, però fino tutti gli italiani pure non pagare le tasse a tutti, no quali italiani non scherziamo su queste cose, no ma io noi siamo per la sospensione fino al 31 dicembre e siamo per la restituzione a rate in 10 anni come è accaduto per Umbria Marche, dove c'è stata una decurtazione anche del 40%. Allora, io sono... Bene fare chiarezza. Allora, è logico che io mi batterò per quello che ha appena enunciato Legnini, però poi dopo ci sono priorità. Allora, per me la priorità è il problema della restituzione, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e imprese, è un problema prioritario, cioè quello di dare... una maggiore elasticità nel meccanismo di restituzione è sicuramente un problema prioritario. Dopodiché, per quanto riguarda la sospensione, ritengo che si debba lavorare per la sospensione
che la priorità sia la sospensione per le imprese e per i lavoratori autonomi, come è scritto nel decreto. 200.000 euro di fatturato è troppo piccolo come importo, noi dobbiamo sicuramente aumentarlo. Poi lavoriamo anche allo stesso tempo per ancora 6 mesi di sospensione per arrivare a tutta l'annualità, perché logicamente poi nei versamenti delle tasse ci sono anche delle scadenze, quindi sarebbe logico chiudere l'anno con la sospensione delle tasse anche per i lavoratori dipendenti. Ho semplicemente detto che c'è una scala di priorità, a mio modo di vedere. Insomma, chiedere tutto subito... Noi chiediamo quello che hanno ottenuto gli altri Gli altri terremoti, 18 mesi di sospensione hanno avuto, poi dopo ci sono state successive... Ma gli altri terremoti che hanno avuto... meno danni dei nostri. Ma scusami Giovanni, però dimmi pure, gli altri terremoti che hanno avuto dopo un mese già un decreto che li garantiva per i 10 anni successivi, sono stati passaggi che sono stati fatti a step naturalmente. Mi pare che possiamo tornare sulla questione generale, cioè, prendendo spunto proprio da questo ultimo scambio di opinioni, perché la parolina magica l'aveva pronunciata prima Tancredi, lavoratori dipendenti, perché insomma, tornando al discorso più in generale sulla manovra, insomma, lavoratori dipendenti, e qui c'è anche una questione di equità, hanno chiaro quale sarà il loro destino rispetto agli effetti della manovra. Si è fatto un calcolo oggi, lavoratori dipendenti pubblici, lavoratori dipendenti pubblici, giustamente si era fatto un calcolo meno 1700 euro all'anno compresi i tagli sugli aumenti contrattuali e così via. C'è un tema di macelleria sociale. Non c'è mica un taglio sugli stipendi attuali, cioè non esiste. No, c'è un taglio sugli incrementi contrattuali previsti. Ecco, sì, questo. Non sono tasse. Certo. Legnini, macelleria sociale, iniquità sociale. Ciò che è certo è che il grosso di questa manovra avrà come destinatari finali, per parafrasare una nota frase sugli utilizzatori finali, i percettori di reddito medio-basso, cioè quando si colpiscono i dipendenti pubblici nel modo che sappiamo e quando si colpiscono regioni e autonomie locali che erogano servizi prevalentemente per i ceti meno abbienti, è evidente che chi pagherà il grosso di questa operazione finanziaria saranno appunto le persone che meno hanno e che hanno bisogno di servizi pubblici, di servizi alla persona e così via. C'è un problema di equità, è gigantesco il problema di equità. Il grosso dei lavoratori, dei percettori di reddito medio-alti del settore privato non paga un euro. Questo è il problema. Giustamente. Giustamente dice. Allora, certo. Secondo il senatore Tancredi, che condivide questa impostazione di Tremonti, se lei è un dipendente pubblico e percepisce 30.000 euro, in 3 anni avrà meno entrate, diciamo, di 3.000 euro. Se io fossi un dipendente privato che percepisco 100.000 euro, darò un contributo pari a zero. Questa è la verità. E secondo Tancredi è giusto? Secondo me no. Secondo me è giusto perché i dipendenti privati hanno pagato l'effetto della crisi, perché i rinnovi contrattuali e la dinamica parlo dei percettori alti, del reddito alto, non dei lavoratori che hanno perso il lavoro. Perché vogliamo chiedere i soldi ai lavoratori dipendenti? Perché non ci sono i percettori? Ma perché non hanno? Perché nei momenti di crisi, e purtroppo siamo da 2 anni in una crisi importante che le imprese e i lavoratori privati hanno subito già da 2 anni, subiscono fortemente, per non parlare delle crisi precedenti. Pensi che abbiano avuto rinnovi contrattuali anche i percettori di reddito alto, mentre i percettori di reddito alto nella pubblica amministrazione sono andati avanti sempre. Scusami, non c'è questa dinamica. Innanzitutto vorrei chiarire, io non sto dicendo che bisogna chiedere ai lavoratori dipendenti un contributo per la manovra, sto dicendo, perché ci mancherebbe altro, che chi prende 1.000 euro, 1.500 euro o i cassi integrati o gli chiediamo il contributo, noi dobbiamo dare più reddito a questi lavoratori pubblici. Quando c'è la crisi rimangono con lo stipendio, che nella fascia medio-alta dei percettori di reddito non ci sono solo i dipendenti pubblici, i parlamentari, i consiglieri regionali che giustamente devono dare, c'è un novero di percettori di reddito, non solo dipendenti,
ma di ogni genere, ivi comprese le rendite finanziarie e i redditi da patrimonio e così via, ai quali noi non chiediamo niente. Lo sapete perché non chiediamo niente? Il collega Tancredi lo sa perché non chiediamo niente, perché se noi chiedessimo qualcosa a questa fascia di contribuenti bisognerebbe sostanzialmente mettere un'imposizione straordinaria, come noi riteniamo si doveva fare dall'inizio di questa crisi. Noi dovevamo avere il coraggio, noi diciamo Stato centrale, il governo doveva avere il coraggio di dire: siamo in un periodo di difficoltà, di crisi, non possiamo chiedere nulla a chi ha già poco, dobbiamo chiedere qualcosa di straordinario a chi guadagna di più. Non necessariamente un patrimoniale? Ma poi si può discutere dello strumento, io non mi attacco allo strumento. Ciò che è chiaro è che chi può deve contribuire di più, se non esclusivamente, a fare questo sforzo. Per esempio sulle transazioni finanziarie a breve. Ma certamente bisogna fare operazioni. Cioè noi diciamo da molto tempo, concludo, diciamo da molto tempo che bisogna spostare il peso delle tasse, delle imposte, dal lavoro di qualunque genere, dipendente, autonomo, di imprese, alle rendite e ai patrimoni. Questa è l'operazione che bisogna fare in Italia se vogliamo fare giustizia fiscale. Siccome noi non l'abbiamo fatta, loro manco se lo sognano, anche perché è un obiettivo per l'immediato futuro. Ma anche perché poi si aggiunge sempre questa voce, lotta all'evasione fiscale in tutte le finanziarie, quelle del centrodestra. Beh, anche però quelle del credo che su questo che la manovra non ne abbiamo parlato assolutamente. Io avevo letto fino all'altro ieri solo commenti giornalistici, oggi un po' me la sono guardata e ci sono delle norme molto penetranti rispetto all'evasione fiscale. Ci sono norme molto forti, io credo che su questo il collega Legnini non possa che convenire, perché ci sono alcune, per esempio sulle compensazioni fiscali per chi ha già ruolo dei debiti verso l'erario, sul discorso dell'esecutività dell'accertamento fiscale che in 90 giorni, cioè ci sono delle norme, tra l'altro è un terzo della copertura, eh? È un terzo della copertura, 20 miliardi. Allora io non solo sono 6-7 miliardi, cioè in questa parte. Su questa parte devo dire che c'è ci sono norme molto forti sul discorso del recupero dell'evasione fiscale, che d'altronde è uno dei problemi di questo paese da cui si devono recuperare risorse. Credo che forse senza precedenti lo sforzo normativo che c'è sul allora, io su questa parte della manovra sono... Prego. Sì, no, volevo far sentire... voglio sentire una sua opinione rispetto al discorso generale. Il discorso generale, insomma, è molto molto lungo, sarebbe la mia risposta. Io voglio dire, però, lo faccio proprio a beneficio... Cioè, non si può, da una parte, temere l'effetto... come dire, contrattivo di una manovra di questo tipo, e da una parte poi pensare a una tassazione indiscriminata su tutto l'apparato produttivo, anche finanziario del paese. Io non ho proposto questo, non propongo questo. Voglio dire, faremo delle proposte precise su questo. Quello che i concetti che esprimeva Legnini poco fa, secondo me sono... Insomma, ma neanche, non possono essere travisate queste cose, assolutamente. No, io penso io penso che il governo ha fatto troppo poco per le imprese, sia chiaro, durante in questa fase di crisi. E quindi propone e che debba fare... No, 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 no. E debba fare ancora di più. Ciò che sto dicendo io, e tu che sei commercialista lo sai bene... No, io sono ingegnere. Lo sai bene, che i percettori di reddito sono una cosa diversa dalla... Un conto è sostenere l'impresa, quanto impresa. Altro conto è chiedere all'imprenditore che percepisce il dividendo un contributo straordinario. Sono due cose totalmente diverse tra di loro. Ma sull'evasione fiscale voglio dire che è chiaro che noi siamo d'accordo su queste misure. Ma io non sono... No, ma oltre a essere anche che sono misure molto forti. Sono molto impattanti, molto forti. Molto forti. Sono che probabilmente non ci tutte condivisibili, ne discuteremo. Anche sul famoso capitolo sulle case fantasma? Arriviamo un attimo. No, rapidamente, perché siamo a livello di flash che siamo quasi allora, in chiusura. A me, io però sono molto incavolato, perché se questo governo avesse evitato di fare propaganda su questo problema serissimo del recupero dell'evasione per poter avere un sistema fiscale più giusto e quindi per pagare tutti per pagare meno, che era stato avviato dal precedente governo, smantellando tutti gli strumenti che oggi in parte vengono reintrodotti, forse staremmo meglio.
Quello delle case è un pasticcio, vedremo. Cioè sostanzialmente si dice accatastate le case, o sono abusive o non sono abusive, non ci interessa niente, se sono abusivi i comuni fanno le ordinanze di demolizione. Chi le accatasta queste case? Vedremo. No, sul discorso delle, la norma va vista naturalmente, però è chiaro che è anche un provvedimento utile a far emergere tutta quell'abusivismo che esiste, e non è un condono, come si è detto. Poi c'è il problema che la convenienza di far emergere l'abuso da chi l'abuso l'ha commesso, su questo però insomma poi su questa norma bisogna approfondirla e vedere anche in Parlamento quello che succederà. Io ritengo che il quadro della manovra sia equilibrato sostanzialmente, è naturalmente una manovra che si muove sull'emergenza, che interviene in poco tempo su una situazione difficile, però insomma le linee che porta avanti, il risparmio della pubblica amministrazione, le spese della pubblica amministrazione sono quelle su cui maggiormente il bilancio dello Stato e le politiche di spesa devono andare ad incidere, non c'è dubbio. Allora, chiudiamo con un gioco, il gioco della torre, facciamo così, tanto per anche un po' per scherzare un po'. Su questa torre ci mettiamo Tremonti e Berlusconi, uno dei due lo dobbiamo buttare giù. Rispetto all'approccio che hanno avuto nella preparazione di questa manovra e le comunicazioni che hanno dato, lei risponderà per secondo perché avrà più tempo, ovviamente. Grazie. Chi buttiamo giù, Tremonti o Berlusconi? Ma Berlusconi deve andare giù per, diciamo, a prescindere dalla manovra. Vabbè. Dopodiché Tremonti anche lui meriterebbe, perché ci ha raccontato un sacco di bugie in questi due anni, però adesso almeno ha scelto con chiarezza la linea del rigore. Vediamo se questa linea verrà perseguita in modo coerente. Tancredi, so che la domanda è l'imbarazzo. Ma per me Berlusconi è imparagonabile, quindi voglio dire, io non avrei dubbi se dovessi proprio essere messo alle spalle con una scelta, però insomma credo che siano due figure di prima importanza di questo governo e di una fase difficile del paese, che stanno dando un grandissimo contributo a questo paese. Naturalmente, insomma, il presidente. Ovviamente la mia domanda nascondeva il discorso sulla dialettica che ha. No, vabbè. Tremonti. Con le spalle al muro butto sempre Siccome tre. Io ma come si è vissuto all'interno del PPL Tremonti, anche questa dialettica di questi giorni? Voglio dire. Insomma, questa dialettica fa ridere rispetto alla dialettica dei governi di centrosinistra. Io dico adesso che ci sia una dialettica all'interno di un governo. Ma insomma, poi dopo, da una parte accusano Berlusconi di essere un dittatore, quando poi c'è un minimo di dialettica con i suoi ministri si strappano i capelli perché dicono che non c'è accordo all'interno. Insomma, un po' di equilibrio anche nelle valutazioni dei commentatori. Io ritengo che la dialettica che c'è stata in questi giorni. Adesso Bondi si è calmato, no? Insomma, Bondi si è calmato anche perché. Comunque io volevo sottolineare il risultato finale, perché io ho buttato dalla torre Berlusconi, il collega Tancredi Tremonti, quindi il governo non c'è più sostanzialmente. Ma il governo lo devono buttare giù il paese. Grazie, buon lavoro. Ovviamente voi da mercoledì comincerete a confrontarvi anche nelle aule parlamentari, sì, quelle di Palazzo Madama, su questa manovra. Ovviamente, probabilmente noi tra un mese e mezzo faremo una trasmissione su altre cose che saranno entrate o uscite da, certo, questa manovra, ma credo che abbiamo dato un quadro d'insieme anche della varietà delle posizioni rispetto a queste norme. Grazie Giovanni Legnini, grazie a Paolo Tancredi, appuntamento alle prossime occasioni. Arrivederci ai telespettatori di Sei in Abruzzo.